Questa ballina l'ho trovata qui a Porto Mantovano circa 5 anni fa, da un amico che la voleva vendere e così abbiamo fatto l'accordo. Sono Aldo Pisano, presidente del Club Otto Volanti di Porto Mantovano e proprietario di questa Barilla Viotti del 1933. Mi è piaciuta molto perché, essendo una Viotti, era una carrozzeria speciale fatta su telai della Fiat che venivano dati ai carrozzieri della zona. La caratteristica principale è quella di avere le 4 porte rispetto alla Barilla standard del 33, quello che usciva dalla Fiat, le 4 porte che permettono l'apertura totale di tutta la parte della facciata laterale. Il parabrezza anteriore si può aprire, praticamente all'aria condizionata di allora. Il tettuccio è fisso così, perché il tettuccio come struttura è in legno e quella è solo una copertura del telaio in legno che c'è su, non è apribile. Una nostra caratteristica è che la ruota di scorta di questa balilla, la Viotti, l'aveva ideata e pensata e messa nella parte posteriore della macchina, non all'interno dei parafanghi come erano originariamente le balilla. La macchina è stata restaurata nel 1983 dalla carrozzeria Varini di Concordia di Modena, uno specialista di queste macchine qua. La bellezza sta anche nel colore che ha, che è un doppio blu su blu come tonalità, fatta, non dico perfetta, però è fatta in modo armonico, sia il restauro che la parte meccanica. Gli interni sono quelli che hanno fatto nell'83, per cui sono un po' vetusti come in questo momento, però nell'armonia della macchina diciamo che ci stanno e danno la caratteristica di essere un grigio adatto che sta molto bene col blu. La guida di questa macchina è abbastanza complicata, bisogna saperla, conoscerla, essere molto sensibili perché era nata per strade con selciato, dove le vibrazioni non si sentivano, qui invece adesso con le strade perfette, un minimo gioco lo senti sullo sterzo. Però va, il motore va bene. Va.